Ecco, e oggi è il giorno dopo e siamo con Lino Zani. Lino, il giorno dopo due grandi eventi, la santificazione di Giovanni Paolo II e la messa in onda del film tratto liberamente dal tuo libro, Non avere paura, un'amicizia con Giovanni Paolo II. Quali sono le emozioni del giorno dopo, visto anche il grande successo del film, 6.158.000 telespettatori? Beh, devo dire che ieri è stata una giornata non emozionante, ma di più, ma anche una giornata di gioia, soprattutto ieri mattina, quella bellissima messa in piazza dove è stato fatto santo questo uomo così importante per me, per la mia vita, avendo passato con lui tanti giorni belli sulle montagne. E poi la sera, altra grande emozione, vedermi reinterpretato in questi momenti da Giorgio Pasotti, e la chiusura del film là in cima su questa montagna dove ho voluto assolutamente portare la troupe a girare nei posti originali dove è stato il Santo Padre. È stato un altro momento di grandissima emozione, mi sono messo a piangere alla fine. Tra l'altro in pochi sanno, ma ci ripresenti anche tu nel film, hai svolto alcuni ruoli, adesso lo possiamo svelare perché magari chi ti conosce bene, soprattutto in un momento, quella del Gatto delle Nevi, ti ha riconosciuto, però ci sono anche altri momenti in cui rappresenti direttamente tu il vero Lino Zani nel film. Beh, ho fatto la controfigura a Alessei Busco che interpretava il Santo Padre, tutte le scene sugli sci sono io che, vestito da Papa, che scendo giù su queste bellissime pendiglie innevati. E poi anche alcune parti in montagna, ho sempre fatto la controfigura del Santo Padre, e poi su questo film ho voluto stare sempre presente proprio perché venissero fatte le scene in quei posti dove veramente il Santo Padre è stato, su questa bellissima montagna che è Cresta Croce sulla Donnella. Era santo, era uomo, adesso si potrebbe dire è santo, quindi abbastanza profetico come titolo, è diventato anche adesso un best seller della collana Mondadori. Sì, adesso il libro è diventato un best seller, è diventato la collana Mondadori, quindi vi invito, chi non l'ha ancora letto, ad andare a comprarlo in edizione economica, e quindi sicuramente potete leggere questa bellissima storia che poi è stata fatta in televisione ieri sera. Mentre qui siamo di fianco alla Croce a Stile, un altro dei progetti di Lino Zani con un suo amico. Brevemente, di cosa si tratta? Beh, qui questa croce è stata al Polo Nord, adesso è di nuovo qui perché non l'abbiamo potuta lasciare una volta portata, è detta la messa al Polo Nord. Se l'avessimo lasciata là sui ghiacci si sarebbe andata in fondo al mare, perché il Polo Nord non sta fermo, è addirittura sul mare, quindi si sarebbe persa. Quindi l'abbiamo recuperata, l'abbiamo riportata qui e adesso è qui nel mio ufficio. Ultima domanda, dal film il Papa più volte ti ha invitato a mettere la testa a posto, adesso la tua vita è tranquilla, sei sposato, rimane dal film soltanto un punto di domanda, se così si può dire, l'Everest. Beh, l'Everest è un sogno che continuerò ad avere e spero di avere la forza di poterlo andare a rifare quando compirò 60 anni, quindi fra qualche anno partirò, se riuscirò a organizzare questo bellissimo sogno e tornare là su questa montagna. Un'ultimissima parola sul giornale Italia Domani, altro tuo giornale che hai voluto per l'Italia di oggi e di domani, cosa vuoi dirci del tuo quotidiano online? Beh, un'altra bellissima impresa, un'altra bellissima cima da raggiungere, anche se è un giornale, è un progetto molto ambizioso, speriamo di ottenere il successo che ho sempre avuto nella mia vita anche con questo bellissimo giornale.